Allora, eccoci qui. Do il benvenuto a chi ha eroicamente deciso di seguire questo evento di sabato mattina. Quindi intanto ringrazio tutti quelli che si saranno collegati, perché oggi parleremo di un argomento che è molto affascinante e direi forse uno dei misteri più grandi della fisica al momento, e cioè la materia oscura. La materia oscura sappiamo che esiste. Lo sappiamo e vedremo perché lo sappiamo da effetti della sua esistenza sulle nostre osservazioni, ma è più di mezzo secolo che la cerchiamo. Gli esperimenti sulla ricerca della materia oscura ce ne sono tanti. Quello di cui vi parleremo oggi si chiama Dark Side, in particolare l'ultimo della generazione Dark Side che si chiama Dark Side 20K. Un esperimento che inizierà a prendere dati tra pochi anni. Siamo in fase di ricerca e sviluppo ormai praticamente completata, quindi tra più o meno 3 anni partirà questo esperimento nei laboratori del Gran Sasso, quindi per la ricerca della materia oscura dobbiamo andare sottoterra. Vedremo anche questo, vedremo perché per cercare qualcosa che pervade l'universo, dobbiamo andare sottoterra per diversi motivi, ma di questo ne discuteremo. Io sono Daniele De Gruttola e faccio parte della collaborazione DarkSide, appunto, che è una collaborazione di circa 400 ricercatori, una collaborazione internazionale di circa 400 collaboratori provenienti da 60 istituti di tutto il mondo, università, istituti di ricerca e laboratori sparsi per il mondo. Con me oggi ci saranno il professor Giovanni Covone dell'Università di Napoli, che vi sta salutando, un astrofisico, e poi un altro collega del nostro esperimento che si chiama Federico Gabriele, il dottor Federico Gabriele, che è un ingegnere. Quindi io sono un fisico delle particelle, Giovanni è un astrofisico e Federico è un ingegnere. Vi dico questo anche per farvi capire come bisogna unire un po' le conoscenze da vari campi per poter portare avanti un progetto così difficile e così importante. Normalmente nella fisica delle particelle, nell'astrofisica, c'è bisogno di fisici, c'è bisogno di ingegneri, c'è bisogno di informatici. Quindi un insieme di persone abbastanza variegato che mettono insieme le loro competenze per affrontare delle sfide che sono più o meno difficili, e questa della materia oscura è una sfida veramente difficile, perché cercare un segnale di materia oscura è complicato. Siamo un po' come degli investigatori che devono cercare di vedere cose che a primo impatto sono invisibili. E anche il nome materia oscura un po' ci riporta in questo. Allora, vi spiego brevemente come funzionerà questo incontro. Nella prima parte, nella prima metà, quindi diciamo più o meno una mezz'oretta o qualcosina in più, parleranno Giovanni e Federico, sfruttando come filo conduttore un video promozionale dell'esperimento, che tra l'altro avete anche sulla pagina dell'evento, quindi potete guardarlo, riguardarlo quando volete. Noi utilizzeremo questo video che verrà fermato in alcuni punti che abbiamo deciso prima. A quel punto interverranno Giovanni e Federico per parlarvi, appunto, per darvi qualche dettaglio in più rispetto a quello che vedrete nel video. Avete tutti la possibilità di fare delle domande. Sulla pagina dell'evento avete una chat in cui potrete scrivere le vostre domande, che io cercherò di moderare e a cui Giovanni e Federico daranno risposta. Quindi direi che a questo punto possiamo partire quindi con il video e poi interverranno Giovanni e Federico. Quindi possiamo partire con il primo contributo. Oggigiorno comprendiamo con un dettaglio senza precedenti la natura e composizione dell'universo.
Grazie a numerose prove scientifiche, sappiamo che se potessimo raccogliere tutta la materia visibile contenuta nell'universo, gas, pianeti, stelle, galassie, essa rappresenterebbe solo il 15% circa del totale, mentre l'85% sarebbe composta di una misteriosa materia oscura. La prima indicazione dell'esistenza della materia oscura risale al 1933. L'astronomo Fritz Zwicky coniò il termine per descrivere una materia invisibile, la cui presenza riteneva necessaria per spiegare i movimenti delle galassie in grandi ammassi galattici. Nei decenni successivi si sono avute numerose conferme da diverse serie di osservazioni astronomiche. Per esempio, il modo in cui ruotano le galassie a spirale come la nostra Via Lattea è tra le prove più solide dell'esistenza della materia oscura. Se una grande galassia a spirale fosse costituita solo da atomi, i mattoni della materia visibile ordinaria, le stelle interne ruoterebbero ad una velocità superiore rispetto a quelle esterne. Questo sarebbe evidente nel grafico della velocità di rotazione. Tuttavia, osserviamo un comportamento diverso. Le stelle esterne ruotano intorno al centro galattico altrettanto, se non più velocemente, di quelle interne. Questo può essere fisicamente possibile solo se la galassia stessa è immersa in un alone molto più grande e massiccio, composto di una materia oscura che non possiamo vedere, con una massa totale circa 6 volte maggiore di quella della normale materia visibile. Gli scienziati hanno elaborato per decenni teorie sulla composizione della materia oscura. Avete una prima panoramica dell'argomento e a questo punto do subito la parola a Giovanni che vi darà diversi dettagli in più. Prego Giovanni. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie Daniele. Sì, io sono Giovanni Covone, sono un astrofisico, lavoro all'Università di Napoli. E questa prima parte del video avete visto una introduzione al problema della materia oscura. In effetti, tutto quello che sappiamo oggi sulla materia oscura ci viene dalle osservazioni astronomiche. Sappiamo che esiste, sappiamo dove esiste, in quali strutture cosmiche, ma manca ancora una prova, se volete, diretta. Le osservazioni astronomiche sono delle prove, se vogliamo, indirette della presenza di materia oscura. Manca ancora la prova diretta, che può essere soltanto la rivelazione della particella di materia oscura, della particella che compone la materia oscura, in un esperimento terrestre, come l'esperimento DarkSide che stiamo progettando e preparando nelle gallerie del Gran Sasso. In particolare avete sentito parlare di Zwicky, Fritz Zwicky, un grande astronomo svizzero-americano che negli anni 30 aveva studiato gli ammassi di galassie, le più grandi strutture cosmiche presenti nell'universo, dominate dalla gravità. E lo studio della dinamica di questi sistemi ci ha fatto capire che la forza gravitazionale che tiene insieme queste strutture non è giustificata dalla sola materia visibile che noi vediamo. Ci deve essere altra materia in più che tiene insieme gli ammassi di galassie e che tiene insieme le galassie. Quindi questo al momento è il problema più grande, uno dei problemi più affascinanti, più misteriosi posti dall'astronomia in questo momento. C'è un'evidenza di una componente totalmente misteriosa. Il nome materia oscura quindi riflette il fatto che non è visibile direttamente, non assorbe luce, non emana luce. Quindi è invisibile letteralmente alle osservazioni astronomiche. È oscura anche, se vogliamo, dal punto di vista conoscitivo. Non abbiamo quasi alcuna idea su come deve essere costituita. Abbiamo delle ipotesi di lavoro su cui parleremo anche dopo. E volevo sottolineare solo un aspetto. Sembra strano che io come astrofisico faccia parte di una collaborazione che in gran parte è nata come l'esperimento di fisica delle particelle. E in effetti l'esperimento DarkSide ha l'ambizione non solo di rivelare le particelle di materia oscura, ma anche di rivelare da dove provengono dal cielo. Cerchiamo di capire se provengono, da quale direzione del cielo provengono. E in questa parte dell'esperimento le conoscenze di astrofisica sono importanti perché abbiamo un modello della distribuzione delle particelle nella galassia, nella quale nella nostra galassia, la Via Lattea, nel quale la Terra insieme al Sole si muove, e quindi ci aspettiamo un vento di particelle di materia oscura da una direzione piuttosto che da un'altra. In particolare ci aspettiamo che provengano dalla costellazione del Cigno, secondo i modelli attuali più accreditati della struttura dinamica della nostra galassia.
Grazie Giovanni per questi primi dettagli che sono fondamentali per aprire un po' il discorso. A questo punto, Sicuramente il invitare prof. chiunque chi ci sta ascoltando a fare domande, sia più tardi se, su questi aspetti e quelli lì che Certo, le parlo. domande possono essere scritte sulla chat e in base, diciamo, al tipo di domanda e al momento possiamo decidere se rispondere subito oppure lasciare un po' di tempo alla fine. Su questo c'è massima libertà, quindi chiunque voglia chiedere qualcosa può iniziare già da subito, a scrivere sulla chat della pagina del nostro evento. Il prossimo contributo, riguarderà un po' più il dettaglio del tipo di materia oscura che pensiamo di andare a vedere con l'esperimento DarkSide. E quindi chiedo il prossimo contributo. Motivati dalla cosiddetta teoria della supersimmetria, ci sono i WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, che interagiscono con gli atomi solo per gravità o attraverso collisioni estremamente rare. In linea di principio, potremmo osservare queste collisioni in rivelatori con masse bersaglio molto grandi, 1 a 100 tonnellate, situati in profondi siti sotterranei per minimizzare il background di particelle provenienti dallo spazio. La collaborazione DarkSide è un'affiliazione internazionale di oltre 60 università e istituti di ricerca di tutto il mondo, che mira alla rilevazione diretta dei WIMP presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso ad Assergi, Italia. Ok, quindi abbiamo visto come in Italia, sotto la montagna del Gran Sasso, verrà installato questo esperimento per la ricerca della materia oscura. Tra poco capiremo qualche dettaglio in più, cioè come il nostro esperimento vorrà vedere la materia oscura. Prima di passare la parola di nuovo a Giovanni per parlare delle WIMP, di queste particelle che hanno questo nome, che in inglese è un acronimo, come spesso si usa in fisica. Weakly Interacting Massive Particle, Giovanni mi spiegherà il perché di questo nome, ma dobbiamo anche dire che in inglese WIMP vuol dire debosciato, quindi è anche carino questo aspetto. Prima di passare la parola a Giovanni, volevo già magari iniziare a rispondere ad una domanda che è posta in maniera simpatica. Quando siamo al buio c'è materia oscura. Allora, quando siamo al buio c'è sempre tutto. La materia scura si chiama materia oscura perché, e questo lo vedremo ovviamente anche nel seguito, è un tipo di materia che sappiamo esistere, come ha già detto Giovanni. Sappiamo che esiste perché ne vediamo gli effetti, ma non emette luce, non assorbe luce, non riflette luce. Per questo che si chiama oscura, perché non è visibile con i normali strumenti che abbiamo, a disposizione, con le normali tecniche di osservazione. Ma non è legato al buio e alla luce nel termine stretto che intendiamo quotidianamente. A questo punto posso dare la parola a Giovanni per parlare delle WIMP. Sì, allora, le osservazioni astronomiche ci hanno permesso di capire che la nostra galassia non è fatta soltanto dalle miriadi, dalle 100 miliardi di stelle che noi osserviamo, ma anzi, la maggior parte della materia della nostra galassia dovrebbe essere questa componente misteriosa, la materia oscura. Quindi abbiamo la galassia che è un disco a spirale avvolta in un alone sferico di materia oscura. Questo è quanto ci dicono oggi le osservazioni. La Terra si muove nel disco galattico e quindi incrocia questo insieme di particelle di materia oscura che costituiscono l'alone. Che natura fisica hanno queste particelle? Al momento abbiamo delle ipotesi che ci vengono dalla teoria della fisica delle particelle. L'ipotesi più accreditata in questo momento è che siano delle particelle elettricamente neutre, che sono note con il nome di WIMPs. WIMPs sta per Weak Interacting Massive Particles, particelle massive debolmente interagenti, molto debolmente interagenti, perché urtano molto raramente gli atomi della materia ordinaria, non interagiscono elettricamente con la materia ordinaria
interagiscono con la materia ordinaria solo gravitazionalmente, ma l'azione gravitazionale si manifesta solo su grande scala, su scala astronomica. Nella scala, sulle piccole scale dei nostri laboratori li potremmo rivelare, come ci dirà dopo Federico, soltanto quando queste particelle urtano dei nuclei della materia ordinaria. Sì, Daniele accennava a questo fatto qui. WIMP ha un significato ben preciso in inglese, debosciato, deboluccio, non macio. Quando io ho cominciato a studiare, mi sono laureato in astrofisica, il mio problema, la mia tesi di laurea riguardava il tentativo di confermare che la materia oscura fosse composta non da tante piccole particelle, ma da strutture oscure più grandi, come pianeti o oggetti compatti, e gli astrofisici avevano chiamato queste ipotetiche strutture MACHO. MACHO stava per Massive Astrophysical Compact Object, ed era molto interessante anche, diciamo, la dialettica scientifica fra le due ipotesi. Da una parte avevamo i MACHO astrofisici, e dall'altra parte i WIMPs della fisica delle particelle. L'ipotesi dei MACHO è morta, non esistono più, sono sopravvissuti stranamente i più deboli, i WIMPs. Sì, io penso che come commento a questa parte sia sufficiente. Lascio la parola alle domande. Allora, di domanda ce n'è già una che è interessante, soprattutto per un astrofisico, perché ci chiedono, tra l'altro approfitto per dire che magari se scrivete nome, il vostro nome e cognome quando fate le domande può essere più carino, così abbiamo un'interazione maggiore. Ci viene chiesto se la materia oscura si trova anche nei buchi neri, quindi Giovanni, sì. Lascio a questa domanda. Allora, i buchi neri cosa sono? Sono il risultato finale dell'evoluzione delle stelle, quando una stella collassa su se stessa e tutta la materia si concentra in una singolarità, in un buco nero. Le stelle sono fatte gran parte di materia ordinaria, idrogeno, elio e gli altri elementi chimici. Quindi la materia che compone un buco nero sarà certamente per la gran parte materia ordinaria, quella della tavola periodica degli elementi, per così per capirci, quella fatta di protoni, neutroni ed elettroni. Ma non c'è dubbio che se nelle vicinanze di un buco nero ci sono particelle WIMPs, queste non potranno sfuggire anch'esse all'attrazione gravitazionale di un buco nero. Quindi è inevitabile che un buco nero accrescerà e quindi sarà formato anche di materia oscura. I dettagli di questa interazione buco nero-materia oscura non sono ben noti, perché stiamo parlando, se vogliamo, proprio dei due oggetti, delle due entità fisiche più misteriose e affascinanti dell'astrofisica moderna. I buchi neri che stiamo incominciando a capire, a conoscere, la materia oscura ancora no. Quindi l'interazione fra questi due aspetti, questi due sistemi fisici, è certamente molto interessante e farà parte delle ricerche del futuro, magari delle ricerche di chi ci sta seguendo in questo momento. Grazie Giovanni. Ho notato un'altra domanda di qualcuno che ci chiede, scusatemi, ho un problemino con... Ok. Vi si trova anche luce in un certo senso? Vi si trova anche luce, non è chiarissimo dove, ma penso che sia una domanda che è abbastanza anche legata alla prima che ci è stata fatta, cioè quando c'è buio continua ad esserci materia oscura. Quindi, a meno che Giovanni non abbia un commento ulteriore... Le particelle di materia oscura, da quello che noi stiamo ipotizzando, da quello che sappiamo, non interagiscono con la luce. Quindi sono completamente invisibili per quanto ci riguarda, non interagiscono. Certamente possono, se vogliamo, creare in modo indiretto fenomeni luminosi. Quando una particella, come vedremo dopo nel seguito del filmato, quando una particella di materia oscura urta un nucleo di materia ordinaria, un nucleo di argon, si creano dei fenomeni per cui viene messa luce. Ma questo è un aspetto che vediamo tra poco nel filmato. Va bene, perfetto, grazie Giovanni. Grazie a te. Allora, quindi diciamo che questo nostro incontro è iniziato un po' descrivendo, inquadrando il problema, che cosa cerchiamo, la materia oscura, e in particolare che tipo di materia oscura ci aspettiamo di vedere. A questo punto tra poco riprenderemo il video, che ci mostrerà un po' più in dettaglio su come vogliamo affrontare questa sfida. E in particolare poi parleremo con Federico di due impianti che sono posti in zone diverse dal Gran Sasso. Uno è in Sardegna, l'impianto Aria,
e uno in colorato che è urania. Questo perché c'è bisogno di un bersaglio per le nostre WIMP. Se noi vogliamo provare a vedere le WIMP, abbiamo bisogno che queste WIMP colpiscano qualcosa. Cosa colpiscono? La collaborazione DarkSight ha deciso di utilizzare come bersaglio l'argon. Federico ci darà molti dettagli su dove troviamo questo argon, come lo trattiamo prima di poterlo utilizzare nell'esperimento. Quindi a questo punto chiedo il terzo contributo. Il materiale bersaglio in DarkSight 20K è l'argon liquido, un materiale criogenico con proprietà ottimali per un esperimento di materia oscura. La collisione tra un WIMP e un nucleo di argon produrrebbe elettroni liberi e fotoni che DarkSight 20K sarebbe in grado di rilevare. L'argon è un gas presente nell'atmosfera in diverse forme. L'argon 40, con 40 tra protoni e neutroni nel suo nucleo, è stabile e ottimale per un esperimento di materia oscura, a differenza dell'argon 39, prodotto in piccole quantità nell'atmosfera per interazione coi raggi cosmici provenienti dallo spazio. Per questo motivo, l'argon bersaglio per DarkSight 20K è sotterraneo e viene estratto nell'impianto Urania, dal gas proveniente da un profondo pozzo in Colorado. Lì da migliaia di anni lo stabile argon 40 è protetto dai raggi cosmici, mentre l'instabile argon 39 ha avuto il tempo di scomparire quasi del tutto. L'argon sotterraneo viene poi inviato per un'ulteriore purificazione al laboratorio Aria nelle miniere di Serucci in Sardegna, prima di essere utilizzato nell'esperimento. Ok, abbiamo quindi visto, introdotto l'argomento che riguarda l'argon. Ci sono un paio di domande prima di passare la parola a Federico. In realtà una me la terrei per il seguito, che riguarda la stima della massa delle WIMP. Siccome stiamo cambiando argomento, questa la terrei un attimo in pausa. Prima di passare la parola a Federico, però, c'è Nicola Schiodo che ci chiede: il posto per installare l'esperimento è stato scelto a caso? No, il posto non è stato scelto a caso. Questa è una domanda interessante perché ci permette di fare delle considerazioni. I laboratori del Gran Sasso si trovano sotto la montagna del Gran Sasso, insieme ad altri esperimenti che stanno prendendo dati da diversi anni, sia per la ricerca della materia oscura, sia per la ricerca, lo studio di fenomeni rari di diverso tipo. Uno dei motivi principali per cui si va sottoterra, questo penso che lo vedremo anche in seguito, è che dobbiamo assolutamente schermarci dai raggi cosmici. I raggi cosmici sono particelle che provengono dallo spazio, sono particelle di diverso tipo, la maggior parte sono protoni, abbiamo anche nuclei di atomi leggeri fino al ferro, più o meno, che arrivano sul nostro pianeta. I raggi cosmici vagano nell'universo in tutte le direzioni, hanno diverse velocità, quindi diverse energie, e quando arrivano sul nostro pianeta interagiscono con l'atmosfera terrestre, distruggendosi e mettendo a disposizione energia per la creazione dei cosiddetti raggi cosmici secondari. Ora non voglio cambiare l'argomento della giornata e parlare di raggi cosmici, però questo per dire che siamo noi continuamente bombardati da queste particelle cosmiche che attraversano la maggior parte anche il nostro corpo e a volte arrivano anche ad attraversare strati di materiale di crosta terrestre, e quindi noi dobbiamo assolutamente schermare il nostro esperimento da queste particelle. Se pensassimo di installare il nostro esperimento per la ricerca di materia oscura in superficie, avremmo continuamente dei segnali che non sono i segnali che noi vogliamo vedere. Questo è uno dei motivi per cui si va sottoterra. Sto rubando un po' troppo tempo con questo argomento, quindi do subito la parola a Federico e nel frattempo controllo se ci sono altre domande. Le prime domande che ci state facendo sono interessanti e sono sicuro che ne farete tante altre. Quindi Federico, ti do la parola. Grazie Daniele, ciao a tutti, io sono Federico Gabriele, sono un tecnologo di ricerca proprio del laboratorio del Gran Sasso. Sono un aquilano, lavoro presso il laboratorio del Gran Sasso che, come diceva Daniele, è il sito che ospiterà DarkSight 20K, però ora mi trovo in Sardegna.
Mi trovo in Sardegna perché sono, insieme a un altro mio collega e miei colleghi, impegnato nell'installazione del progetto Aria. Perché? Perché, come abbiamo visto dal video, Darkside necessita, sfrutta un fluido igrogenico, quale l'argon, che è il nostro bersaglio, che si troverà all'interno del rilevatore. E nello specifico Darkside necessita di circa 60 tonnellate di argon, che comporrà il nostro detector. L'argon è un fluido igrogenico che si trova in atmosfera in quantità abbondanti, basti pensare che è l'1% dell'atmosfera, ma questo è un argon che non è utile per il nostro esperimento, perché è presente il cosiddetto isotopo 39, che è un elemento che crea del rumore per il nostro esperimento. Per questo motivo noi necessitiamo di un argon particolare, il cosiddetto argon depleto o argon 40, e questo è un argon che può essere prodotto a livello industriale, ma è veramente molto, molto costoso. Per questo motivo la collaborazione Darkside ha pensato di autoprodurlo e creare una filiera di produzione dell'argon depleto. Questo, come abbiamo visto dal video, viene fatto tramite due esperimenti, due progetti. Il primo progetto, chiamato Urania, che è in fase di produzione, appena finito la fase di sviluppo, verrà realizzato in Colorado, negli Stati Uniti, e da un pozzo di estrazione di anidride carbonica, noi andremo a prelevare quest'argon sotterraneo, quindi che si trova protetto dai raggi cosmici, e quindi un argon che non è stato cosiddetto attivato, ed è presente, quindi ha solo la componente 40, solo l'isotopo 40 dell'argon. Dal progetto Urania, poi questo argon verrà trasferito qui in Sardegna, dove stiamo installando il progetto Aria. Il progetto Aria è un progetto che vede, oltre alla partecipazione degli NFM, che è coinvolta anche nel progetto Urania, vede anche la partecipazione della regione Sardegna tramite la sua partecipata, che è proprio una miniera di carbone, la Carbosulcis, che opera con noi come partner, proprio perché noi stiamo installando questo progetto, il progetto Aria, all'interno di un pozzo minerario della Carbosulcis. Questo perché? Perché il progetto Aria non è altro che una torre di distillazione criogenica alta 348 metri. Immaginate la Torre Eiffel, il progetto Aria è leggermente più alto, è una colonna di circa 70 cm di diametro e deve essere installata verticalmente. Questo non è possibile farlo in superficie, perché capite benissimo che sarebbe stata necessaria una struttura di supporto tipo la Torre Eiffel. Per questo motivo l'idea è stata quella di inserirla all'interno di un pozzo minerario. E dove sono i pozzi minerari in Italia? In Sardegna. Questo è stato il motivo per cui noi adesso siamo qui in Sardegna. Come detto, il progetto Aria non è altro che una colonna di distillazione idrogenica che servirà alla purificazione l'ulteriore purificazione dell'argon proveniente dal progetto Urania. Quindi l'argon verrà trasferito dal Colorado tramite appositi contenitori, arriverà qui in Sardegna, verrà purificato ulteriormente e poi da qui verrà trasferito al Gran Sasso, dove verrà inserito in fase liquida all'interno del criostato. Progetto Aria è un progetto, oltre che di ricerca, è un progetto ingegneristico all'avanguardia. Noi stiamo installando una colonna di 348 metri all'interno di un pozzo minerario. E c'è questo aspetto affascinante in cui si trova la connessione tra un'attività, quale quella mineraria, tra le più antiche dell'uomo, e un'attività, quale quella di ricerca, la ricerca alla materia oscura, con un progetto fortemente tecnologico, e possiamo vedere che queste due realtà possono coesistere e coesistono nel progetto Aria, che è un modo anche per riconvertire le infrastrutture minerarie presenti qui in Sardegna. Ok, Daniele, per il momento credo che ti posso restituire la parola e poi proseguiamo con il resto delle informazioni.
Grazie Federico, grazie mille per aver dato questi dettagli molto interessanti perché ci danno anche un'idea di come il mondo della ricerca non è un mondo a sé stante. Faccio questa piccola parentesi. La ricerca è fondamentale per lo sviluppo di una comunità, ma è anche, appunto, come hai detto tu, dà anche la possibilità di interfacciarsi, diciamo, con altri aspetti della vita civile, se vogliamo. Un esempio clamoroso è questo, appunto, del progetto Aria, che ha ridato vita ad un sito, grazie a delle idee molto, molto particolari, che magari sarebbe stato dismesso. Quindi la ricerca porta informazione, ma porta anche sviluppo e vitalità, diciamo, in una certa comunità che poi e i risultati, diciamo, delle diverse attività legate alla ricerca possono quindi dare spazio a, appunto, conoscenza, sviluppo in una particolare zona, ma anche poi mettere a disposizione di vaste aree di tanta gente i lati positivi e le varie ricadute. Ma di questo magari riparleremo anche nel seguito. Prima di riprendere, stavo leggendo alcune domande che ci arrivano, che ci continuano ad arrivare, e però no, stavo dicendo rispondiamo alle domande, ma siccome trattano di qualcosa più legato alla materia oscura che a quello di cui stava parlando Federico, mettiamo in pausa ancora una volta la domanda e direi che possiamo riprendere il video parlando ancora un po' del progetto, della parte un po' tecnica del progetto, dopodiché ripasseremo la parola a Federico che ci darà altri dettagli sull'utilizzo del sito di Aria anche in altri aspetti della vita quotidiana e quindi chiedo il prossimo contributo. Grazie. La produzione della strumentazione estremamente sofisticata per DarkSide 20K avviene in diversi laboratori da tutto il mondo. I ricercatori del Laboratorio Criogenico di Ricerca della Materia Oscura del INFN di Napoli, Italia, testano i delicati rivelatori di fotoni, i cosiddetti fotomoltiplicatori al silicio o CPM. I CPM sono una delle tecnologie chiave per esperimenti sulla materia oscura a base di argon liquido e sono prodotti e assemblati presso la nuova officina a Sergi in Abruzzo. Gli enti locali delle regioni italiane, Sardegna e Abruzzo hanno dato un contributo finanziario e politico fondamentale per lo sviluppo delle strutture di ricerca a Serucci e L'Aquila, con un importante ritorno economico e sociale per il territorio. Avete visto alla fine di questo spezzone una parte del Gran Sasso, credo il corno. Federico, tu potrai aiutarmi nel ricordarmi il nome. Questo si chiama il corno, Grande. no? Il corno. Quindi vi dà un'idea anche dell'imponenza della natura che ci ospita per cercare di capire qualcosa che è parte della natura. Federico, ti restituisco la parola se vuoi dare qualche dettaglio in più sui progetti. Certo, volentieri. Come detto, il progetto Aria è un progetto all'avanguardia, è un progetto unico al mondo perché si tratta di una colonna realizzata per la prima volta con un sistema unico, brevettato, quindi protetto. Questa colonna permetterà, oltre alla produzione dell'argon 40 necessario per DarkSide, ma permetterà anche la produzione dei cosiddetti isotopi stabili, che sono delle sostanze molto, molto rare, molto costose, molto ricercate. Per questo motivo il progetto Aria, oltre ad avere un'importanza a livello di ricerca, ha come obiettivo, questa è l'idea di base del progetto, è quello di far diventare il progetto Aria un polo industriale unico al mondo per la produzione di queste sostanze. Sostanze che, come detto, sono molto rare, molto costose. Basti pensare che
un grammo di ossigeno 18, che è un isotopo dell'ossigeno, costa attualmente circa $2,500 al grammo. Il progetto ARIA avrà una capacità di produzione di chilogrammi per giorno. Quindi questo, capite l'impatto che potrà avere nel mercato degli isotopi e quindi la potenza di questo impianto, che diventerà un impianto industriale qui nella regione del Sulcis, cercando di avere una riconversione delle infrastrutture e di aprire una nuova opportunità di lavoro sia per la parte della miniera, ma anche per tutte le altre, per la nuova generazione di ingegneri e ricercatori, anche perché il progetto ARIA ha come ambizione quello di creare un polo tecnologico qui nel Sulcis, dove attrarre i ricercatori provenienti da tutto il mondo, un polo tecnologico di alta formazione, per lo studio e la ricerca proprio di queste sostanze criogeniche e degli isotopi stabili. Abbiamo parlato degli isotopi stabili. Gli isotopi stabili vengono utilizzati in diverse applicazioni, quali la diagnostica medica, la medicina nucleare, ad esempio la positron emission tomography, la PET, ma gli isotopi stabili vengono utilizzati anche, ad esempio, nell'agricoltura biologica, negli impianti nucleari di quarta generazione, ma gli isotopi stabili possono essere utilizzati anche per modificare, ad esempio, delle sostanze naturali, quali la spirulina. Infatti qui, sempre nel sito della Carbosulcis, oltre al progetto ARIA, a valle del progetto ARIA, è nato e si sta portando avanti in collaborazione con l'Università di Ricerca di Cagliari e altri enti ed istituzioni, il progetto Spirulina, che consiste nella creazione, nella coltivazione dell'alga spirulina, che è un prodotto naturale antichissimo, di cui sappiamo è molto, come posso dire, è un prodotto che ha dei benefici elevatissimi. E a valle del progetto ARIA noi possiamo realizzare un impianto di coltivazione di spirulina marcata, nel senso che noi andremo ad alimentare la spirulina, che si nutre di anidride carbonica, con anidride carbonica marcata dell'isotopo carbonio 13. A questo punto noi coltiveremo una spirulina marcata che permetterà di avere, tramite delle lavorazioni, la creazione di prodotti organici, quali amminoacidi e proteine, che serviranno per la cura di alcune patologie, per essere utilizzate ad esempio nel cosiddetto breath fit test, per la diagnostica medicale, e quindi anche questo potrà avere un impatto, una riconversione a livello industriale dell'area in cui ci troviamo. E questo per noi ricercatori è un aspetto davvero importante, quello di mettere a disposizione del sociale le nostre ricerche. Daniele, ti lascio la parola per andare avanti con Darsai. Grazie mille Federico, grazie mille. Allora, diciamo, quindi riassumendo un po' quello che abbiamo visto fino ad ora, abbiamo introdotto la materia oscura, abbiamo visto che tipo di materia oscura vogliamo vedere, come vogliamo vederla, di cosa abbiamo bisogno per vederla. Quindi Giovanni e Federico ci hanno parlato un po' del motivo per cui pensiamo esista la materia oscura, del WIMP, del tipo particolare di candidato che cerchiamo noi con l'esperimento DarkSide, e del bersaglio che le WIMP dovrebbero colpire per dare un segnale di materia oscura. E questo bersaglio abbiamo visto che è l'argon, abbiamo visto come viene trattato l'argon grazie ai dettagli che ci ha dato Federico. Ci viene fatta una domanda da Eleonora Pasqua, che diciamo rivolgo a questo punto a Federico, chiedendogli di fare un piccolo riassunto, perché la risposta a questa domanda già praticamente c'è stata durante la discussione, ma chiedo a Federico di rispondere veramente diciamo riassumendo un po' tutto, ad Eleonora, che ci chiede come riuscirete ad ottenere l'argon 40 in forma pura.
Federico, tra l'altro, dicono anche che somigli a Giorgione Chiellini, questo come cosa simpatica, come contorno. Quindi magari ti chiedo di rifare un piccolo riassunto su come ottenere l'argon 40, che è quello che ci interessa per l'esperimento, e poi ripartiamo, diciamo, proseguiamo con... Allora, non so, ringrazio per il complimento, se può essere un complimento di... Credo di sì per me, ovviamente, assomigliare a Giorgio Chiellini, però io quando giocavo a calcio ero attaccante, quindi facevo un altro tipo di ruolo. A parte questo, sì, ok. E come detto, noi come collaborazione Darkside, il nostro obiettivo è quello della produzione dell'argon. Quindi abbiamo nel tempo ideato una filiera di produzione, perché l'argon, come dicevo, è presente in atmosfera, però è un argon non buono per i nostri scopi. Per questo motivo l'idea è, se noi abbiamo necessità di argon che è presente in atmosfera, ma questo è un argon non utilizzabile per noi perché contiene l'isotopo 39, dove troviamo un argon che non è presente in atmosfera, quindi non è stato attivato dai raggi cosmici? Lo troviamo nel sottosuolo. Per questo motivo abbiamo fatto delle ricerche che sono partite nel lontano 2007-2008 e come negli anni 800 si faceva la caccia all'oro, noi siamo andati, i miei colleghi sono andati a fare la caccia all'argon sotterraneo. Questo è stato trovato proprio in dei pozzi di anidride carbonica che si trovano in Colorado, perché c'è uno strato di crosta terrestre che funge da protezione, che non fa passare i raggi cosmici. Quindi questo argon sotterraneo, underground argon, è rimasto protetto, quindi è presente in grandi quantità per quello che è il nostro fabbisogno di argon 40. Questo argon in sotterraneo viene estratto dal nostro progetto Urania, viene purificato inizialmente di tutte le altre sostanze, quali ad esempio il metano, l'azoto, l'elio. Il progetto Urania e le nostre ricerche all'epoca hanno permesso la creazione anche di un impianto di estrazione dell'elio, in Colorado, che è un impianto, è divenuto uno degli impianti più produttivi a livello americano per la produzione di elio. E anche l'elio è una sostanza molto rara e molto costosa, quindi si può vedere come queste nostre ricerche hanno altre ricadute tecnologiche e sociali. Come dicevo, questo argon dal Colorado viene preso e trasportato qui in Aria, nel progetto Aria. Aria, come detto, è una colonna di distillazione criogenica alta 348 metri, che adesso noi stiamo installando qui attualmente in Serucci, presso le miniere della Carbosulcis. Abbiamo installato un impianto a scala ridotta, chiamato Serucci Zero. È una colonna di 26 metri, a scala ridotta perché è esattamente identica a quella che sarà poi la colonna finale, Serucci 1, però invece di avere 28 moduli uno sopra l'altro, ne ha uno solo, più il condensatore e il ribollitore, al contrario, ribollitore e condensatore. E questa è una colonna che ci ha permesso di verificare la qualità del nostro progetto. Infatti, esattamente un anno fa, abbiamo avuto un evento in cui abbiamo presentato i primi dati di ricerca che confermano alla grande la qualità del nostro impianto. Tramite questo progetto, il progetto Aria, quindi, noi purificheremo ulteriormente per rendere ancora più pulito l'argon che utilizzeremo in Darkside. Quindi, dopo una passata di purificazione in Aria, l'argon verrà preso e portato finalmente in Darkside. Spero di aver riassunto il tutto e scusate se mi sono dilungato. No, Federico, hai riassunto benissimo, veramente hai detto tutto quello che serve sapere facendo un bellissimo riassunto. Ti ringrazio. Ci sono altre domande? C'è anche una discussione sull'esistenza o meno di Dio. Questa io la terrei da parte perché ognuno è libero di credere o non credere, quindi diciamo sarebbe anche una discussione interessante, ma servirebbe molto più tempo per addentrarci in queste cose. Ci sono un paio di domande interessanti.
fare vedere prima l'ultima parte del video, in modo tale che poi siamo liberi di discutere senza limiti di tempo. Quindi chiedo subito il prossimo contributo. Tutte le sofisticate componenti sviluppate confluiranno poi nei laboratori nazionali del Gran Sasso, dove DarkSide 20K sarà installato e messo in funzione a partire dal 2024. Tutti i componenti e i materiali dell'esperimento devono avere il più basso livello possibile di radioattività naturale per ridurre il background di neutroni. La struttura esterna di DarkSide 20K è una grande camera criostatica cubica che contiene circa 700 tonnellate di argon liquido e fa da scudo nei confronti delle particelle di background. All'interno del criostato si trova la camera di veto, che ha il compito cruciale di distinguere le collisioni WIMP-argon da eventi di background, come le collisioni di argon con neutroni prodotti da raggi cosmici e dalla radioattività naturale, che sebbene inevitabile è minimizzata in tutti i componenti e materiali dell'esperimento. La sezione interna e il cuore dell'esperimento DarkSide 20K è la cosiddetta camera a proiezione temporale, o TPC. Questa struttura contiene 20 tonnellate di argon liquido sotterraneo, monitorato dai fotosensori al silicio, i CPM. Per osservare il segnale di una collisione WIMP-argon, l'esperimento deve tracciare con estrema precisione sia i fotoni che gli elettroni prodotti dall'impatto. I fotosensori CPM rilevano con grande precisione i fotoni primari di scintillazione prodotti da una collisione WIMP-argon, grazie alle elevate efficienza e risoluzione. Una collisione con un WIMP estrae anche alcuni degli elettroni che orbitano attorno al nucleo di argon. Questi vengono rilevati grazie alla configurazione a due fasi del TPC, dove una piccola regione di argon gassoso si trova al di sopra del più grande volume di argon liquido. Un campo elettrico uniforme spinge gli elettroni liberi verso l'alto, fino alla superficie dell'argon liquido. Lì, un altro campo elettrico spinge gli elettroni liberi nell'argon gassoso, dove producono fotoni di scintillazione secondaria mediante un processo chiamato elettroluminescenza. Quando un WIMP si scontra con un nucleo di argon, produce fotoni primari di scintillazione che vengono immediatamente rilevati dai CPM all'interno del TPC. Questo primo segnale si chiama S1. Gli elettroni liberi prodotti nella collisione vengono spinti verso l'alto, fino alla superficie dell'argon liquido, per finire poi nell'argon gassoso, dove producono fotoni di scintillazione secondaria, rilevati anch'essi dai fotosensori. Questo segnale, S2, avviene in un momento successivo rispetto al segnale primario di scintillazione, S1. Questa configurazione permette di localizzare accuratamente gli eventi WIMP-argon in tre dimensioni. Il tempo di ritardo tra i segnali S1 e S2 definisce con precisione millimetrica la posizione verticale di ogni evento. La distribuzione della luce sulla matrice superiore dei fotosensori fornisce la posizione orizzontale con una precisione attorno al centimetro. La camera di veto è poi usata per discriminare eventi reali di materia oscura da segnali di background. Grazie a DarkSide 20K saremo in grado di rilevare la materia oscura per la prima volta o di vincolarne fortemente la natura e le proprietà. La ricerca per la scoperta di questa misteriosa componente dell'universo continua. Restano pochi minuti per rispondere ad alcune domande interessanti che vado a ricercare tra le tante cose che avete scritto sulla chat. Tra l'altro vi prego, faccio una piccola parentesi, sto cancellando alcuni commenti che vanno un po' fuori da quello che vogliamo discutere oggi, non per censurare, ma perché vi state un po' bacchettando tra di voi, ci sono dei battibecchi che insomma cancello anche perché poi è difficile ritrovare le domande, quindi ok, però andiamo al punto, cerco di mettere insieme alcune domande. C'è Renzo Pellizzari che ci chiede, c'è una stima dalla teoria supersimmetrica per la massa delle WIMP, la unisco questa ad una domanda della professoressa Marilena Loia che ci chiede
Perché cercate le WIMP e non altre particelle? Le metto insieme per cercare di essere un po' più veloci e giro subito queste due domande a Giovanni. Giovanni, sei senza microfono. Okay. Grazie, scusate. Allora, le WIMP sono le previsioni, le particelle previste da alcuni modelli teorici della fisica delle particelle fondamentali. Ma questi modelli teorici al momento sono molto vaghi, per dire così. Non danno delle caratteristiche non determina al momento le caratteristiche esatte, precise delle particelle. Quindi abbiamo tutto un intervallo di massa possibile, queste particelle, che vanno dalla massa dei protoni all'incirca fino a migliaia di volte superiori. Quindi sappiamo quali sono le caratteristiche, quali dovrebbero essere le caratteristiche generali di queste particelle, ma non conosciamo in dettaglio le loro caratteristiche precise. Quindi uno degli obiettivi, infatti, del nostro esperimento di Dark Side non è solo di rivelare l'esistenza di queste particelle, ma anche di determinarne la massa. Esistono altri possibili candidati per la materia oscura? Sì. Ad esempio, altre particelle esotiche sono alcune particelle che vengono chiamate assioni e che hanno una caratteristica interessante, che potrebbero decadere, scomparire, trasformare la loro massa energia in luce. Quindi un particolare modello, se volete, alquanto esotico, strano di materia oscura. Ma in sostanza le WIMPs non sono le uniche particelle candidate al ruolo di materia oscura, ce ne sono altre. Le altre sono assioni, ma i fisici teorici non mancano di fantasia in questo campo. Grazie Giovanni. Allora, abbiamo altre domande interessanti. Per esempio, Mario De Filippo ci chiede, volendo esagerare, cosa potrebbe succedere se una WIMP interagisse con una particella di antimateria? Spesso viene chiamato in causa l'antimateria quando si parla di materia oscura, perché su questo a volte si fa un po' confusione. Sicuramente Giovanni saprà spiegare meglio di me, faccio una piccola introduzione e poi lascio la parola a Giovanni. La materia e l'antimateria, diciamo, la materia che conosciamo noi, quella stabile, è fatta di materia. In alcuni processi, interazioni tra particelle, si creano particelle di antimateria che hanno caratteristiche esattamente uguali a quelle della materia, tranne, ad esempio, la carica elettrica, che è l'opposto di quella della particella corrispondente di materia. Ma se discutiamo di materia oscura, possiamo trattare materia e antimateria come un'unica, diciamo, entità che possiamo chiamare materia ordinaria, mentre poi la materia oscura è quella che si comporta in maniera totalmente diversa, seguendo le caratteristiche di cui parlava Giovanni all'inizio. Però Giovanni sicuramente magari vorrà dare qualche dettaglio in più. Guarda, le particelle di materia oscura, le WIMPs, sono debolmente interagenti. Un WIMP può attraversare l'intero pianeta Terra senza interagire con nessun atomo di tutto il pianeta Terra. Quindi è già difficile che una WIMP interagisca con la materia ordinaria. L'antimateria è molto più rara, viene prodotta in pochissimi fenomeni, alcuni fenomeni ad alta energia e nei laboratori di Ginevra, per esempio. Quindi l'urto materia oscura antimateria dovrebbe essere quanto mai raro. Cosa potrebbe succedere? Dipende molto dalle caratteristiche delle masse delle due particelle, essenzialmente. Quindi sarebbe un urto che penso che sia molto difficile da riprodurre in laboratorio. Essenzialmente dipende dalla massa delle due particelle, dall'antimateria. Di che antiparticella stiamo parlando? Antiparticella dell'elettrone, antiparticella del protone, antiparticella del neutrone. Grazie, grazie Giovanni. Credo che la risposta sia stata molto, molto chiara. Abbiamo ancora un poco più di un minuto e vedo diverse domande, alcune che un po' si ripetono, altre che sono interessanti. Per esempio, ci viene chiesto, scusatemi, ho un po' di difficoltà a ritrovarla, la materia, sempre Mario De Filippo, la materia oscura è soggetto alle normali leggi della fisica oppure alcune leggi non intaccano queste particelle? Qui potremmo forse parlare ancora un'altra ora, però Giovanni, hai qualche secondo per rispondere. Le leggi della fisica sono universali e quindi valgono per tutte le componenti materiali ed energetiche dell'universo. Tanto è vero, abbiamo scoperto, trovato evidenza della materia oscura perché ubbidisce la legge della gravitazione universale. Determina i campi gravitazionali nei quali si muovono le stelle e attraverso gli effetti sulle stelle abbiamo capito che deve esistere probabilmente questa componente cosmica.
Quindi sì, obbediscono alle leggi, non sono esotiche, nel senso che non obbediscono alle leggi della natura. Grazie Giovanni, abbiamo 20 secondi. Una domanda al volo per Giovanni, ci viene chiesto perché utilizziamo l'argon sia in forma liquida che gassosa. Poi Eleonora ci dice potete anche dilungarvi, ma non possiamo perché lo slot era questo. Giovanni, proprio rapidamente. Argon in forma liquida, quindi a bassa temperatura, perché vogliamo molta materia compatta nello stesso spazio. Cioè più nuclei di argon abbiamo, più è probabile che uno di questi sia urtato da una particella di materia oscura. Quindi che debba essere liquido per questo motivo. Poi c'è la parte gassosa intorno, ma lì entriamo nei dettagli dell'esperimento, che è molto particolare. Molte altre informazioni sono sul sito e sul video. Ok, infatti l'evento è finito purtroppo, perché sarebbe stato bello continuare a rispondere alle vostre domande, ma avete il video ancora sulla pagina, i nostri nomi, volendo potete contattarci, quindi ringrazio chi ci ha seguito e spero che sia stato piacevole per tutti. Vi salutiamo. Grazie a tutti. Ciao, grazie, buon proseguimento. Buon divertimento, ciao.